Prima di Codogno sono un'infermiera, hanno dato a noi questa opportunità, a me, agli infermieri del mio reparto, e io ho accettato di essere la prima, anche perché mi sembrava giusto, essendo la più vecchia del reparto, di dare l'esempio comunque, perché bisogna crederci per poter tornare ad una vita normale. Non abbiamo altra strada che vaccinarci tutti. Il vaccino non fa male, come vedete sto benissimo. Spero di star bene anche nei prossimi giorni. Il richiamo sarà fra, insomma, il 18 gennaio avrò il richiamo. Il mercato chiarissimo è che si chiude e spero veramente sia la chiusura di tutto. L'inizio di, insomma, è una speranza che tutto finisca, perché questa veramente per me, per i giovani soprattutto, stiamo facendo veramente una vita impossibile. Mi sembra veramente strano, se non crediamo noi nella scienza non so cos'altro possiamo fare, è come se andassimo contro natura, non so, il messaggio è forse non dobbiamo aver paura, perché... No. Pare difficile anche che uno lo possa fare il suo mestiere o il medico se non vuole vaccinarsi. Ma certo, se non crediamo in questo cosa dobbiamo fare? Abbiamo visto che il virus è cattivissimo. Cure per questa malattia purtroppo non ne sono ancora state trovate, quindi non ci resta che vaccinarci e crederci. Ultimissima cosa le chiedo, mentre si avvicinava alla poltroncina per vaccinarsi, che cosa pensava? Ma quello che pensavo stamattina quando mi sono svegliata, e ho detto sono proprio felice, perché per me è stato un privilegio, veramente un privilegio poterlo far subito. Ho visto che ha fatto un respiro profondissimo prima dell'iniezione. Effettivamente cosa ha provato? Ha avuto paura? No, non paura, assolutamente, nessuna paura. Paura del dolore no, perché non ho neanche sentito entrare l'ago. E quel respiro che cosa significava? Beh, pensa, io non sono abituata a stare davanti alle telecamere, quindi un po' di emozione c'era, più per voi che mi stavate riprendendo che non per quel che stavo facendo. Certamente, perché non ho paura, non ho avuto paura mai, anzi, non vedevo l'ora che tutto questo finisse, l'ho fatto e basta, sono contenta.